Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace, attivare la campanellina così non vi perdete i nuovi contenuti. Ogni volta che pubblico un nuovo contenuto vi arriva una notifica sul vostro dispositivo. Vi suona la campanellina, rimanete sempre aggiornati sui miei nuovi contenuti. È tutto completamente gratuito, come è gratuito iscrivervi, lasciare un mi piace. Quindi vi invito a farlo perché mi fate contento. Seguitemi anche su Instagram, anche quello è completamente gratuito, mi chiamo Prince of Football 12. Ragazzi, mi invito a farlo, ragazzi, per supportarmi ed è gratuito, ragazzi, quindi a voi non costa nulla e invece a me mi fate contento, mi fate sorridere. E di cosa parleremo? Lo so che questo video esce, magari potrete pensare con colpevole ritardo, è vero, però è voluta questa cosa perché volevo far passare qualche giorno per metabolizzare un po' questa notizia e capirne un po' qualcosa in più. Soprattutto vedere anche nuovi sviluppi, perché in questo video parleremo di 15 punti di penalizzazione per la Juventus, andando ad analizzare per gradi, vedere anche un attimo gli scenari che si aprono dopo questa penalizzazione, che chiaramente ha falsato, possiamo dire, il campionato, ma ha lasciato degli strascichi importanti. E poi vi dico il mio parere. Da neutrale dirò il mio parere, successivamente il mio pure semplice parere, qui sotto nei commenti, ragazzi, fatemi sapere anche il vostro di parere su questa vicenda, è completamente gratuito anche commentare, quindi vi invito a farlo. E andiamo per gradi, analizziamo un attimo la situazione, andando a fondo, andando precisamente a raccontare i fatti e poi vi dico il mio parere. Allora, la Juventus è stata penalizzata di 15 punti subito. Perché la Juventus è stata penalizzata di 15 punti? È stata penalizzata per le plusvalenze. Direte, le plusvalenze sono sempre esistite, insomma, strapagare un calciatore. E qui la vicenda è molto strana, perché effettivamente la Juventus ha proprio detto questo, cioè com'è possibile penalizzate la mia società per le plusvalenze e poi tutte le altre società rimangono impunite. Effettivamente al momento è così, perché evidentemente le plusvalenze della Juventus, ed è così che è emerso, insomma, erano troppo sotto i riflettori, troppo importanti, troppo evidenti, e quindi la Juventus è stata penalizzata per questo, perché comunque un club così importante, che ha usufruito comunque di una cosa che effettivamente non è regolamentata, ma quanto dice la procura e comunque va contro il regolare svolgimento, va contro un po' il fair play proprio del regolare svolgimento del campionato. Diciamo che l'hanno un po' raccontata come una pratica illecita, ma in realtà questa cosa non è regolamentata, quindi illecita non è, ma l'hanno presa come una cosa, come un giocare sporco tramite queste plusvalenze. Poi vi dico, poi aggiungerò sicuramente con il mio parere, allargherò ancora di più questo argomento, ma voglio entrare ancora di più nello specifico perché la richiesta inizialmente era quella di 9 punti di penalizzazione, sono arrivati 15 punti con classifica che ovviamente è cambiata. A proposito di classifica, non perdetevi appena finita la 19ª giornata, il quadro sulle mie prediction sulla Serie A, sulla Serie B, sui marcatori e sugli assist man, come è andata in questo primo giro di boh. Ovviamente la Serie B, ragazzi, ha superato già la 19ª giornata, quindi ne parleremo che sarà trascorsa la 21ª. Cercherò di far uscire i video a poca distanza. Aperta e chiusa parentesi, parliamo delle iniezioni perché Paratici è stato qualificato, è stato inibito per 30 mesi come Agnelli, per 24 mesi, arriva bene per 24 mesi, Cherubini per 16 mesi, Nedved 8 mesi, Vellano 8 mesi, Galimberti 8 mesi, Vernier 8 mesi, Malilungo 8 mesi, Agges 8 mesi, Roncaio 8 mesi. Vabbè, insomma, sono tutti i vari membri della società, chiaramente chi è stato più colpevole è stato inibito per più tempo. Chiaramente inibito significa che non può prendere parte a manifestazioni al momento FIGC, ma credo che poi si allargherà anche la cosa per quanto riguarda anche le competizioni UEFA.
I club presciolti sono la Sampla, Sampdoria, la Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, l'ex Novara e il Pescara. Diciamo che anche altri club sono quelli indagati, ma ne lo dirò dopo. La Juve comunque ha 30 giorni da quando è stata emessa la sentenza, 30 giorni per diciamo presentare un reclamo al collegio di garanzia del CONI, che però può verificare solo la legittimità. Cioè, che significa, ragazzi, che possono appurare se effettivamente la sentenza è giusta o meno. E poi si potrebbe arrivare, andando ancora avanti, al TAR del Lazio, e lì si aprono altri scenari, il TAR della Regione Lazio. Ma attenzione, ragazzi, perché non è finita qui, ed è questo che vi stavo dicendo. Non ho dato una reazione a caldo perché si stanno aprendo altri scenari, perché potrebbero arrivare altre penalizzazioni più pesanti. A livello di sanzioni, a livello economico, ma attenzione che perché si vocifera, la vedo difficile, della retrocessione anche in Serie B, quindi un po' lo spettro di Calciopoli, effettivamente la portata è quella, ragazzi, perché stiamo parlando dell'inchiesa Prisma, ragazzi, che ci sono le prime udienze preliminari in questi giorni, in queste settimane, quindi si potrebbero aprire altri scenari. Sapete benissimo che la Juventus nell'inchiesta Prisma tra le manovre stipendi, accordi non accordi privati non registrati, non messi a bilancio, falsi in bilancio. Lì, ragazzi, ci sono processi giudiziari anche extracalcistici. Quindi è una situazione molto pesante in casa Juve che poi chiaramente può portare anche alla non qualificazione alle coppe europee per i tanti punti comunque inflitti, ne possono arrivare altri e poi a quel punto, ragazzi, anche i calciatori potrebbero decidere di cambiare casacca e quindi un ridimensionamento per la Juve. Concludo dicendo poi, dico il mio parere, che si sta indagando anche su altre squadre perché poi la Juve chiaramente non ci sta e a quel punto poi la vicenda si è allargata a macchia d'olio sul Napoli, sull'operazione Osimhen, anche lì non chiarissima come situazione, ma club anche come Milan, Roma e Atalanta sono implicati comunque in questa brutta situazione, sempre per quanto riguarda le plusvalenze, quindi anche gli altri tifosi, non per mettergli paura, ma bisogna stare attenti, ragazzi, perché questa è una vicenda in evoluzione, ma che poi può riguardare in realtà, riguarda la Juve perché i 15 punti li ha presi per la realizzazione, ma può riguardare in realtà tutti i club perché, ripeto, le plusvalenze sono sempre esistite ed è una cosa non regolamentata. E qui arriviamo al mio parere, ragazzi, perché le plusvalenze della Juve probabilmente sì, sono state veramente troppo sotto i riflettori. Mi viene in mente lo scambio tra Arthur e Pjanic, forse Pjanic un po' sopravvalutato nella trattativa, ma anche Arthur non mi sembra che sia stato comunque valutato poco. Mi viene in mente magari Sturaro quando andò al Genoa è circa per 20 milioni, Audero che comunque viene pagato sempre intorno ai 20 milioni. Ma ragazzi, sono cose che fanno parte del calcio. Se una squadra comunque ha la possibilità di monetizzare, cerca di farlo al massimo. Allora, ragazzi, tutte le squadre inglesi dovrebbero essere penalizzate perché lì vabbè che c'è un altro giro di soldi, il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che gira in Serie A, però arrivano squadre, mi viene in mente Kivior, mettono 30 milioni sul piatto, se lo prendono, allora lo Spezia dovrebbe essere penalizzato. Non funziona così, ragazzi. Se una squadra vuole monetizzare, lo fa al massimo e senza andare contro le regole. È chiaro, se una squadra mi vuole pagare un calciatore tanto, perché io devo dire senti, vale di meno. Se una squadra vuole acquistare un mio calciatore, io cerco di monetizzare, cerco di venderlo al miglior offerente, ma come fanno tutti? Io credo che le squadre che non siano state pulite perché sono le cosiddette piccole e quindi magari le cifre non sono chissà cosa e quindi per loro 20 milioni, 10 milioni sono tantissimi, per la Juve 20 milioni magari non sono tanti, e quindi magari le loro cessioni vengono un po' più
prese in considerazione, ma per me non significa nulla. Cioè, la Juve è un gran club, è giusto che venda i giocatori se ha intenzione di vendere. È normale che magari tanti giovani che la Juve aveva in giro per l'Italia, in giro per il mondo, sono rientrati dai prestiti e poi li ha venduti perché non trovavano spazio. Quindi un po' un accanimento secondo me contro la Juventus. 15 punti sono tantissimi, ragazzi, perché poi a stagione in corso si falsa il campionato, non prendiamoci in giro. E ragazzi, questa è una cosa della portata, ripeto, paragonabile quasi a Calciopoli. Calciopoli chiaramente è stato appurata la colpa della Juventus, quindi qui non giustifichiamo nessuno. È stato, ragazzi, una delle pagine più buie del calcio italiano, ma del calcio mondiale, dopo credo il Toto Nero. Credo che siano le due pagine più nere nella storia del calcio. Poi sicuramente ce ne sono altre, ma io parlo di vicende comunque giudiziarie e sportive. E quindi, ragazzi, attenzione perché, ripeto, la colpa della Juve ci può essere, ma le altre squadre ne hanno approfittato. Cioè, nel senso, perché non punire le altre squadre se sono state indagate per lo stesso motivo? Ripeto, rimango anche un po' perplesso, però bisogna stare attenti perché poi i tifosi di tutte le altre squadre, state attenti perché poi oggi è successo alla Juventus, domani può capitare a voi. E non lo dico per andare in favore della Juve o per andare contro di voi o per mettervi paura, ma chi anche prende in giro la Juventus, 15 punti, andate in B, oggi è successo a loro, domani potrebbe capitare a voi come potrebbe capitare alla mia squadra del cuore. Cioè, ragazzi, io sono di Salerno, se domani la Salernitana viene penalizzata, la squadra della mia città, quindi comunque la simpatizzo, mi dispiace se comunque perde, ed è un momento, diciamo, non molto bello, e mi dispiace chiaramente se poi anche la Salernitana malauguratamente dovesse essere penalizzata, come potrebbe succedere all'Inter, alla Roma, al Milan, a Napoli, a tutte le squadre che insomma poi adesso stanno un po' tremando per questa situazione. Quindi invito veramente a essere dispiaciuti comunque per la Juventus, perché non è una cosa secondo me positiva. Bisogna essere sportivi e soprattutto riconoscere che magari non hanno tutte queste colpe. Ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, rimanete sintonizzati, attivate la campanellina, vi suona ogni volta che pubblico un nuovo contenuto, iscrivetevi, è gratuito, lasciate mi piace, è gratuito, seguitemi su Instagram, Prince of Football 12, anche quello è gratuito, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!